Ciao a tutti, anche oggi sono pronto a togliermi i sassolini dalle scarpe e rischiare di essere linciato, anche se sono dell'opinione che ognuno può dire ciò che vuole riguardo ai propri gusti personali, come sempre. Oggi infatti parliamo delle unpopular opinion, opinioni assolutamente impopolari, in questo caso sul cinema, perché il book tag delle unpopular opinion c'è, è diffusissimo, io stesso l'ho fatto, ma non mi pare che esista sui film, e anche il cinema proprio è un'area in cui vale la pena ogni tanto togliersi i sassolini dalle scarpe. Considerate che io insegno anche cinema e molto spesso all'interno del mio corso mi ritrovo comunque a insegnare, a trattare di registi e film che a me non piacciono, ma di cui riconosco l'importanza storica, il fatto che determinati film siano dei cult, il motivo per cui sono stati essenziali per la storia del cinema. Quindi diciamo che come sempre è molto importante poi stabilire la linea di confine tra il gusto personale e il capire perché determinati prodotti di qualunque area tematica abbiano fatto la storia. Oggi però parliamo solamente del gusto, del mio gusto personale, che naturalmente può non rispecchiare il vostro, quindi per questo motivo vi spingo a lanciarvi qua sotto senza paura, senza filtri, senza tabù sulle vostre unpopular opinion riguardanti i film. Proprio perché non esisteva, che io sappia, un book tag o un movie tag sulle unpopular opinion, ho preso le domande del tag sui libri e diciamo le ho traslate laddove è possibile, tipo io salterò le domande sui triangoli amorosi, who cares, però laddove è possibile le traslerò all'interno del mondo cinematografico. E la prima domanda, diciamo che è la più sostanziosa, perché riguarda una saga o un film, in questo caso farò un regista o un film, molto popolari che a te non piacciono. Qua c'è tanto da dire. Allora, io avevo anche fatto tra l'altro un video che era i registi che evito come la peste, ovviamente titolo provocatorio, però diciamo che ci sono dei registi che pur riconoscendone in alcuni casi la bravura non fanno assolutamente per me. Diciamo che tra i registi che mi vengono in mente che non mi piacciono, uno che proprio faccio fatica ad apprezzare è Darren Aronofsky, che è molto amato in realtà, ma io proprio non ce la faccio, non mi piace né dal punto di vista estetico né dal punto di vista proprio poetico, non mi parla assolutamente. L'unico suo film che ritengo molto bello è Pi greco, il teorema del delirio, che trovo molto interessante a livello di concept e trovo molto interessante dal punto di vista estetico, con questo bianco e nero sporchissimo che rimanda a Tetsuo di Shinya Tsukamoto. Ecco, è un cinema postmoderno che si rifà molto a cose già dette, ci sono molti omaggi all'interno del cinema di Aronofsky. Lo stesso Cigno Nero è palesemente un rimando a Perfect Blue di Satoshi Kon, quindi c'è un universo a cui rimanda che in realtà a me piace, però dal punto di vista estetico faccio veramente fatica ad apprezzare i suoi film. L'unico che mi piace è Pi greco, il teorema del delirio, però anche altri blasonatissimi, il Cigno Nero non l'ho sopportato, l'ho trovato anche abbastanza tacky, come si dice in inglese, ma anche Requiem for a Dream, un film ritenuto cult da tantissimi, vi giuro, l'ho guardato e facevo veramente fatica a capire perché piacesse così tanto, quando sul tema della dipendenza da sostanze ci sono tantissimi altri film ben più graffianti, diciamo. Ecco, oltre a Pi greco, il tema del delirio, che invece ritengo un bel film, un film che magari non ritengo essenziale, ma che comunque secondo me è molto interessante, Mother, o Madre in italiano. Madre secondo me è un film interessante, quello sì. Ve l'avevo parlato anche in una recensione singola sul canale, è un film che esce dai binari anche abbastanza retorici, tipici di Aronofsky, per entrare nel delirio totale. Ovviamente anche qua c'è un delirio molto spesso di carattere religioso, perché il cinema di Aronofsky è molto religioso, anche sottotesto a livello proprio di metafore, però Madre è interessante, proprio è un film che vale la pena guardare anche se può essere respingente a tratti, quindi lui sicuramente. Io faccio fatica anche con Certo cinema di Terrence Malick, che io riconosco essere un enorme regista, ma di cui preferisco assolutamente i primi film, tra Badlands, La sottile linea rossa,
quando ha iniziato a fare un film dietro l'altro, diciamo accomodandosi anche su un'estetica che gli è stata applaudita con The Tree of Life, io sinceramente sono stufo di vedere immagini evocative di donne etere dietro alla tenda che fanno così, come in quel film che io non ho sopportato assolutamente, che è To the Wonder, con inquadrature di Rachel McAdams che si guarda in giro o così sperduta tra campi di bufali, sinceramente no, no, quindi veramente io capisco che sia il cultore della bellezza etereo, la voce di Dio, eccetera, però no, non ce la faccio. Quindi Terrence Malick, riconosco, grandissimo regista, però gli ultimi suoi film dal post The Tree of Life per me... così. Poi, partendo dal mainstream, io non sopporto tutti i film, e qua so che toccherò l'anima di tanti, però sono gusti, non sopporto tutti i film dei supereroi, i film Marvel, ma anche film molto elogiati. Io riconosco la grande importanza di film come The Dark Knight, il Cavaliere Oscuro di Nolan, però non è proprio un cinema che fa per me, proprio la narrativa dei supereroi non mi tocca particolarmente. Io riconosco che The Dark Knight sia un film che ha fortemente influenzato la cultura pop, è anche un film con una sua spettacolarità, però cioè, proprio a livello proprio narrativo non fa per me. L'unico film che rientra nell'universo dei supereroi più o meno che mi è piaciuto è Joker, ma perché Joker è un film, è uno psychological drama alla fine, quindi non rientra proprio in quel al 100% in un universo così tanto stretto. Se devo scegliere un supereroe per cui fare un'eccezione, sarebbe Batman, perché Batman comunque è dark, è interessante come personaggio. Infatti in realtà sono molto curioso di vedere il Batman, l'ultimo che è uscito, quello con Robert Pattinson, che se ne è parlato molto bene anche dal punto di vista di critica, però è un genere che faccio fatica ad apprezzare proprio per gusto personale, quindi sì, più o meno questi, ma ce ne sono tanti altri di film e registi che faccio fatica veramente ad apprezzare. Un film che è passato alla storia e che per a me non è piaciuto è Brasil di Terry Gilliam. In generale Terry Gilliam non mi fa impazzire, e io capisco che perché piaccia, eccetera, però non fa per me. E adesso mi mangio la lingua, perché mi sono già messo a nudo fin troppo. Comunque la lista è veramente, veramente lunga. Mentre un libro, un regista che tutti sembrano odiare ma tu ami. Allora, è difficile dire proprio che tutti odiano, perché in realtà c'è comunque, siamo nel territorio del cinema d'autore, quindi c'è comunque chi sostiene questo tipo di cinema, ma in linea generale io continuerò a difendere fino alla morte molti film che ha fatto Kim Ki-duk, non gli ultimi, che per me è stato l'uomo che mi ha spinto insieme a Tsai Ming-liang a innamorarmi del cinema, però ci sono non gli ultimi, perché gli ultimi di Kim Ki-duk sono disastrosi, Mebius, One on One, Human, Space, Time and Human, quelli sono film orrendi, mi spiace, perché aveva perso proprio la linfa, secondo me, per realizzare film di alto livello, però ne ha fatti altri nel post Ferro 3, che per me è il film più bello della storia del cinema, che sono stati criticati, la critica non li ha apprezzati, e invece io trovo splendidi anche nelle loro incoerenze, perché Kim Ki-duk non è mai stato un regista che gioca sulla coerenza, anzi gioca molto sul simbolo, per lui è importante che il simbolo mandi il messaggio anche a costo di una coerenza narrativa. Cioè quando tu capisci che come fa a raccontare le storie Kim Ki-duk, entri nel mood e accetti alcune cose, ed è giusto così. Però a me sorprende che ci siano persone che detestino film che io trovo splendidi come Time. A me è piaciuto un botto anche Soffio, che è molto criticato come film,
E mi dispiace per l'arco, e mi dispiace perché in realtà sono film molto interessanti, però posso capire che sia un modo di raccontare cinema che non piaccia a tutti. Molti poi criticano, ho notato nei gruppi specializzati, cioè certe cose della Greek Weird Wave, che è una nouvelle vague, possiamo dire, contemporanea in Grecia, nata con Lanthimos, che è il più famoso regista che ha ottenuto anche una fama internazionale, sicuramente conoscerete La Favorita o The Lobster. È un cinema che io adoro tantissimo, mi piace un botto, e ci sono tanti film della Greek Weird Wave che in realtà sono stati molto criticati dalla critica, che magari vede un ripetersi di estetica, di tematiche, di gusto per lo shock, che però a me piace. Tipo Luton, l'ho trovato un film bellissimo. Luton è un film d'esordio, sempre della Greek Weird Wave, del regista Michalis Kostantatos. Lo trovo veramente un film che sa inchiodare alla poltrona pur non accadendo nulla per tre quarti del film, ma ho letto critiche anche su Attenberg, che è il primo film di Atina Rechel-Zangari, che è un film molto bello, sicuramente molto più bello delle opere successive della regista, che secondo me non sono un granché, però quello secondo me, tra l'altro, con la colonna sonora dei Suicide, cioè cosa devi dire se non chapeau? Oppure, ecco, c'è Miss Violence, un altro film che pur avendo ottenuto riconoscimenti a Venezia non è stato particolarmente apprezzato. Insomma, ci sono dei film che io amo e che non sono stati apprezzati largamente dalla critica. Ovviamente non apro il discorso del guilty pleasure, cioè film che anch'io riconosco come orrendi ma che adoro, quello è un discorso a parte, però film che io ritengo belli, che purtroppo secondo me sono stati poco compresi, questi più o meno. Poi, quella del triangolo amoroso la lascio perdere, perché è una cosa che riguarda magari determinati archetipi al cinema. Poi, un genere popolare che raramente guardi. Ve l'ho detto prima, in realtà i film di supereroi, cioè non ce la faccio. Ma in realtà, in generale, anche i puramente action... Però anche lì in realtà qualcosa guardo. Quello che proprio evito di toccare è il film di supereroi, proprio non ce la faccio, mi annoiano. Io lo so che sono un caso unico, però mi addormento. Io sono abituato ai film ungheresi di 7 ore, bianco e nero, e non è che ne faccio un vanto, cioè veramente così mi piacciono. Quindi, però dici, ovviamente il film ungherese in bianco e nero, Satan Tango, ti spari in un piede, cioè obiettivamente non è che sia Fast and Furious, però vi giuro, invece in contrapposizione, se mi mettete davanti a un film della Marvel io mi addormento, cioè non so ma funziono io così, non so perché, cioè proprio mi annoio, non ce la faccio, così come faccio molta fatica anche col cinema fantasy. È un tipo di cinema che riesco a guardare meglio rispetto a leggere un libro fantasy, però anche lì io capisco la bellezza dei film del Signore degli Anelli di Peter Jackson, ma ho visto il primo, mi sono addormentato, non ce la facevo, cioè noia, ma per il mio gusto, proprio è il fantasy, proprio un genere che non riesco a far entrare nelle mie corde, questo nonostante io sia convinto che ogni tanto becco la chicca fantasy che riesce a parlare anche a me, che sono poco propenso al genere, però va a gusti, ragazzi, non so che dirvi. Un attore, un'attrice, un regista che tutti amano, ma tu no. Allora, parlerò di un altro regista, perché attori e attrici è raro che ci siano attori blasonati che a me non piacciono. Ce ne sono alcuni, ma no, io penso sempre a registi. Ho un altro regista che è molto amato, tutti amano, e che io riconosco il talento, riconosco la potenzialità, ma anche in questo caso non rientra completamente nelle mie corde. Qua proprio mi tirerete i sassi, non i pomodori, i sassi mi tirerete, però è Christopher Nolan. Riconosco il talento, a volte un po' troppo. A volte invece faccio fatica a cogliere l'entusiasmo di alcuni film, tipo l'entusiasmo dietro a Memento, sì, per carità, originale, per carità, per l'epoca in cui uscì Memento era una cosa eccezionale, per quanto storie raccontate in reverse o comunque
con metodo non lineare erano già state fatte, quindi non era una novità assoluta, però era interessante, un thriller classico raccontato da un personaggio che cerca di recuperare la memoria attraverso della non linearità, era interessante, per l'epoca fresco, però non era una cosa nuova, quindi tutto questo entusiasmo scalpitante su Memento faccio fatica a capirlo, però per gusto mio personale, perché se a livello estetico era un film che non mi aveva colpito particolarmente, a livello narrativo mi sembrava un film che si è rimessi i pezzi in ordine, diventava un thriller di Rete 4, insomma, bella l'idea, non nuova, di film raccontati in reverse con il metodo non lineare, ce ne sono stati già tanti anche all'epoca dell'uscita, quindi ridimensiono l'entusiasmo, diciamo. Poi un regista o un attore, un'attrice popolare al quale non riesci ad approcciarti, e là no, non riuscire ad approcciarmi nessuno, perché alla fine i nomi grossi, anche se magari fanno dei film che non mi ispirano, bene o male ci provo, perché se ne parla tanto, comunque anche per, diciamo, dinamica professionale, dovendo anche occuparmi di cinema anche a livello lavorativo, nell'ambito accademico, alla fine sì, mi ci getto, quindi che faccio fatica ad approcciarmi, no, che proprio dico no, non li guardo i suoi film perché ho paura, no, cioè questo non mi capita. Un argomento popolare che ti sei stancato di vedere? Urca! Beh, allora sicuramente il modo in cui il cinema mainstream, dico soprattutto quello Netflix, rappresenta, cerca di essere inclusivo, femminista, ma lo fa in modo talmente caricaturale da non essere più inclusivo femminista. Io penso ad esempio a come era stato introdotto il tema inclusività femminismo all'interno di Cinderella, quel film orripilante con Camila Cabello. Ecco, quel tipo di narrazione e di rappresentazione per me è disastrosa. Ve ne ho raccontato bene, diciamo, le dinamiche all'interno della recensione. Secondo me non è tanto il tema a essere stancante, perché anzi servono maggiori storie a livello di inclusività, ma servono nuove storie. È proprio il tipo di rappresentazione stile Netflix o comunque canali on demand che secondo me è poco raffinato, palesemente forzato, molto marketing, in realtà spesso cliché. E quindi non ancora veramente inclusivo, secondo me. Quindi quello è veramente stancante, proprio è saturo, in realtà non racconta niente di nuovo e non offre una rappresentazione, secondo me, veramente vivida. Però spero che mi abbiate capito nel discorso, però sicuramente quell'approccio nell'introdurre personaggi a livello inclusivo LGBT o a livello di etnia, a livello proprio femminista, rileggere le storie in chiave femminista, però facendolo in modo forzato, pop, pigro, come è stato fatto per Cinderella con Camila Cabello, ma ci sono tantissimi altri casi, ecco, secondo me è proprio un modo pigro per cercare di parlare al pubblico che ha delle esigenze, quando secondo me servirebbero nuove storie. Un film che non ha interesse a guardare, anche qua vi direi tutti quelli della Marvel, tipo adesso ce n'è uno che sta andando un botto, che è Doctor Strange, quello di Sam Raimi, vi giuro, proprio non ho visto, poi mi sparavano il trailer ogni 2x3 al cinema e non mi ispira per niente, però quello va a gusti, ripeto, so già che invece i fan del genere staranno scalpitando, anche perché si dice che sia molto bello, quindi comunque in caso fatemi cambiare idea. Un libro al quale hai preferito il film da cui è stato tratto, che però era sul book tag,
Allora, vabbè, qua mantengo la domanda uguale. In realtà ci sono un botto di film tratti da libri che secondo me, dove secondo me il film è meglio del libro, ma un botto. È proprio è bruttissima l'espressione il libro è meglio del film, perché non è vero. Sono due opere diverse, fatte da due autori diversi, con della poetica diversa, anche se la narrazione, il cuore dell'opera sembra lo stesso, in realtà sono due opere diverse e media diversi. Film che mi sono molto più piaciuti del libro, assolutamente In the Mood for Love di Wong Kar-wai, molto più bello rispetto al romanzo breve Un incontro di Yui Chiang, però anche banalmente Audition, secondo me è un film molto più bello del romanzo di Ryu Murakami, anche se il romanzo è comunque di classe. Parlando di Ryu Murakami, è molto più bello il suo film Tokyo Decadence rispetto alla raccolta di racconti omonima. La pianista di Haneke è un film molto più bello rispetto al romanzo omonimo di Elfriede Jelinek, per quanto anche il romanzo sia bello, secondo me. Se vogliamo stare proprio nella storia, poi Solaris di Tarkovsky è un film molto più bello rispetto al romanzo omonimo di Stanislav Lem, secondo me. Ma anche, che ne so, Perfect Blue di Satoshi Kon è infinitamente più bello del romanzo, che invece è orribile, secondo me, nonostante l'idea geniale di partenza. Se vogliamo parlare anche di registi che hanno scritto anche il libro, A Snake of June di Shinya Tsukamoto è infinitamente più bello rispetto al romanzo omonimo di Shinya Tsukamoto, per quanto anche il romanzo sia bello. E sto guardando la mia collezione di DVD, intanto è per quello che non vi guardo, però ce ne sono veramente tanti, cioè basta il cliché del libro che è meglio del film, perché non è vero, dipende, semplicemente. E adesso basta, queste erano le mie unpopular opinion sul cinema, spero di non aver offeso nessuno, ovviamente i gusti sono gusti, ma scatenatevi anche voi nei commenti e non abbiate paura anche di ferirmi nel nominare qualche film che io ho amato e voi no. Insomma, lanciatevi, io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione. Ma ciao ciao.